Fontanelle è bravo ad approfittare della superiorità numerica, poi tanta aggressività, tanta attenzione, questa è la ricetta di questa vittoria. Per venire qua era questo, sapevamo che arrivavamo in un campo che era difficilissimo, infatti tanti ragazzi non hanno giocato in questa categoria, non sono di qua, sono di fuori, questa cosa ci ha dato una mano, perché chissà dove vai a giocare, qua si soffre, qua è guerra, qua con la tifoseria che avete, con il campo spettacolare che avete, come giocate il calcio, come si vive il calcio qua a Sant'Egidio, per noi era una partita importante, non che non si poteva vincere, non che, non si, che la dovevamo perdere, però era una partita importante. Certamente abbiamo approfittato, come hai detto tu, di gol e sbaglio, perché secondo me il sbaglio è una volta, abbiamo approfittato di quello. Ecco, volevo tornare proprio su questo episodio dell'espulsione del giocatore della Sant'Egidiese, ha appena detto insomma decisamente esagerato. Dopo mi sembra che erano passati 17 minuti, se non, sì, un quarto d'ora, un fallo da dietro, che ci poteva essere la munizione, però è spinto dopo con le braccia, sembrava molto di più, purtroppo sbagliamo noi e sbagliano pure loro, noi abbiamo approfittato di questa cosa con uno in più, dopo abbiamo trovato subito il gol, certamente la partita diciamo è stata in discesa per noi. Un Fontanelle che ha iniziato con una sconfitta in casa e poi una vittoria in trasferta. Quali sono gli obiettivi per questa stagione e come vi affrontate, cioè vi proponete per le prossime giornate? Allora, Fontanelle è stato sempre, io sono tanti anni che sto qua, è sempre stata una società ambiziosa di volere arrivare sempre al playoff, quello è l'obiettivo principale. Però certamente ci guardiamo intorno con altre società che sono potenzialmente più forti di noi e andremo piano piano, dove ci arriviamo, non ci mettiamo, è l'obiettivo, io neanche metto la salvezza perché non, per me non può essere un obiettivo, se no sono molto limitato a dire questa cosa qua. Vediamo che succede, noi lavoreremo ogni giorno per arrivare al massimo.